Buongiorno a tutti, di nuovo riuniti per una nuova conferenza, nuovi approcci all'architettura, nuove idee. Oggi abbiamo uno studio giovane per cominciare questa settimana con nuove energie, spero, visto che è l'ultima. Ringrazio Alessandro Tessari che poi ci spiegherà il lavoro del suo studio, e fondato nel 2009 insieme a Matteo Bandiera, uno studio di Treviso, ma che lavora anche a Siviglia in Spagna, dove sia Alessandro che Matteo hanno svolto parte della loro formazione, oltre a diversi concorsi e collaborazioni professionali che li lega anche a Consuegra, con cui quest'anno svolgono il workshop. Lo studio, come vi dicevo, è uno studio che è stato fondato nel 2009 a Treviso, in Italia principalmente, e lo studio si è occupato spesso di, ha partecipato a moltissimi concorsi, e per questo è uno studio riconosciuto, avendo raggiunto molti buoni piazzamenti, oltre a dei primi premi che gli hanno consentito, insomma, di proseguire nello sviluppo del progetto. E sia Alessandro che Matteo si sono formati qui allo IUA principalmente, quindi anche questo è un elemento di soddisfazione per IUA, di averli formati e avviati anche a livello internazionale. E Alessandro ha anche conseguito il dottorato di ricerca attraverso la scuola di dottorato IUAV, in particolare il curriculum di Villard de Honcourt, e in cotutela con l'Università di Rio de Janeiro. Da questo dottorato è già uscito un libro che potete anche trovare, indubbiamente interessante, sui modi di sviluppo e costruzione diciamo, assentamientos, mi viene delle occupazioni informali nella città di Rio de Janeiro. E con questo lo studio, oltre a occuparsi di ricerca, svolge la propria attività progettuale attraverso la ricerca, proprio attraverso la partecipazione a molti concorsi. Quindi spero che questo approccio esca da questa presentazione e che sia anche per tutti noi. Lascio la parola a Alessandro, buona conferenza a tutti. Bene, allora ringrazio anzitutto Marco per le parole di introduzione, ringrazio lo IUAV per questo spazio dato messo a disposizione. E come ha un po' anticipato, sono Alessandro Tessari, sono architetto socio con Matteo Bandiera, fondatore dello studio ETB, con sede in Italia, a Treviso e a Siviglia. E come peraltro è stato già introdotto, abbiamo collaborato per diversi anni con Guillermo Vasquez Consuegra. Dopo questa esperienza fondiamo nel 2009 il nostro studio, considerandolo un atelier artigianale che si occupa di architettura, di oggetti e di paesaggio, e operando attraverso lo strumento del concorso internazionale anzitutto in diversi paesi dell'ambito europeo, soprattutto Spagna per ragioni di territorialità, Italia, Slovenia, Svizzera e così via. E questa mattina il nostro intervento precede quello dell'architetto Consuegra, con il quale coordiniamo il workshop, quindi è stata un'occasione, è sostanzialmente un'occasione in corso abbastanza privilegiata per noi, in quanto anticipiamo oggi la sua conferenza e condividiamo durante queste 3 settimane con lui, che consideriamo uno dei nostri maestri, un'esperienza significativa, insomma, nell'ambito delle questioni che attengono il presente. Proponiamo oggi un percorso che riguarda il nostro studio, un percorso, diciamo, medio-lungo che ha già passato il 10° anno, quindi tocca alcuni dei momenti più importanti, soprattutto concentrandoci in alcuni dei progetti di concorso vinti in fase di sviluppo e altri progetti ad incarico pubblico e ad incarico privato.
Il nostro intento è questa mattina semplicemente mostrare un'opzione, una modalità di lavoro che sembra poi direttamente derivata da alcune delle modalità metodologiche che abbiamo appreso da Guillermo, tanto docente, poi architetto, ma con delle specifiche che riguardano poi delle nostre autonome linee, insomma, di indagine e di ricerca. Allora, la presentazione di oggi si condensa in due parole. Sembrano quelle che rientrano, ritornano costantemente nel tavolo di discussione del nostro ufficio. La prima parola ha a che fare con quest'opera di Joseph Kossuth, One and Three Chairs, dove si esemplifica il senso dell'oggetto in quanto presenza reale della nostra esperienza sensibile. Ci interessa come studio un'architettura in quanto artificio, un'architettura che si contrappone necessariamente alla natura e riesca ad avere una ragione di per sé, indipendentemente dal contesto nel quale si colloca. Questa immagine ci parla di un'opera, ma traslandola, un'opera d'arte, ma traslando la nostra dimensione dell'architettura, possiamo dedurre considerazioni affini. Come un'architettura si può in qualche modo descrivere, si può rappresentare, si può immaginare, un'architettura si deve anzitutto sognare, ma la sua ragione ultima è la sua tangibilità o la tensione verso il reale, l'incontro con la realtà e quindi anche la prova della realtà. È un tema che a noi affascina la dimensione oggettuale dell'architettura in quanto sistema dotato di elementi enorme intrinseche assolute, no? Che riguardano il suo status di oggetto che occupa uno spazio fisico nel pianeta. In questo senso lavorano e ci interessano attorno a questo concetto dell'architettura come oggetto questioni che attengono all'autonomia della disciplina architettonica, alla dimensione astratta della concezione del progetto e dell'indipendenza dell'architettura al luogo inteso nel senso più ampio possibile. A questa ovviamente non si esauriscono le questioni di interesse, no? E diventerebbero rapidamente assumerebbe direttamente la declinazione di carattere formalistico. Ci interessa come altro perimetro, come altro punto, diciamo, che delimita questo perimetro, la dimensione atmosferica dell'architettura. Questa dimensione ci riesce ad esprimerla in maniera sufficientemente chiara attraverso l'opera di Leonardo. E guardiamo Leonardo perché ci presenta il corpo, che è una scoperta diciamo, filosofica umanistica che già Giotto inaugura, presentandolo però diversamente da Giotto immerso diciamo in una nebulosa invisibile e fino ad allora non rappresentabile, che avvolge il corpo, un corpo che è per Leonardo sezionabile, assolutamente conoscibile, indagabile, ma che dentro questo sistema, diciamo questa nebulosa, viene reso sensibile, viene reso un corpo pulsante, un corpo in qualche modo trascendente. Come anche molte osservazioni di Peter Zumthor sono state fatte a tal riguardo, questa parola, la parola atmosfera, è un termine ambiguo, un termine sfuggente e in architettura in molti casi addirittura pericoloso, no? Perché non riesce a essere a chiarificarsi un sistema codificato di meccanismi, di logiche, di dispositivi in grado di produrlo o quantomeno di circoscriverlo. A nostro avviso ci interessa comunque questa dimensione perché rappresenta quell'emisfero, quell'ambito che tocca le percezioni emotive che costituiscono poi il motivo ultimo per cui l'architettura ci attrae, l'architettura interferisce con la sua esistenza e nel migliore dei casi riesce a migliorare. Una delle questioni che toccando queste due dimensioni così lontane ci riguarda
è sempre stato come noi architetti, come architetti riusciamo e possiamo progettare un edificio o uno spazio che abbia la stessa qualità ineffabile di un'opera di Leonardo e allo stesso tempo un'architettura capace di essere un oggetto rigoroso, un corpo dotato di propria autonomia, di proprie regole, di una propria coerenza, come tutte diciamo, le azioni che attengono alla sfera del mondo plastico, no? Dell'attività creativa in ambito plastico devono presentare, eppure sfumando diciamo, questa dimensione corporale, oggettuale, diventando sensibile nell'incontro con il contesto, con i luoghi, con la cultura e con le storie e la storia nella quale ci imbattiamo nei progetti. Ecco, la risposta, diciamo, a questa domanda non proviene probabilmente da un percorso, dal nostro percorso, nel senso che è un'azione in divenire, però ci interessa focalizzare, approfittare di questa occasione di conferenza per provare a tracciare alcune riflessioni fatte riguardo a queste questioni di fondo, no? E provare a capire attraverso un rapido excursus, attraverso 7 progetti, sono progetti quasi tutti in corso di sviluppo a diverse fasi, provenienti da concorsi di progettazione architettonica, da incarichi pubblici e da incarichi privati. Il primo progetto che presentiamo è il primo progetto che abbiamo vinto come studio in ambito internazionale, è un progetto per il Museo Archeologico di Punta Umbria, una località del sud della Spagna. Che si presenta come territorio stretto tra la dimensione dell'Oceano Atlantico e il paesaggio dell'entroterra andaluso, un territorio particolarmente affascinante. La sua geografia si distribuisce, la geografia di questa città si distribuisce in questo territorio a forma di punta, disegnato dalle superfici d'acqua dell'oceano ad est e dall'ultimo tratto del fiume Oder che sfocia proprio nel punto più a nord di Punta Umbria nell'oceano. L'area di intervento è un'area situata lungo la sponda del fiume Oder, lungo luogo in un ambito di espansione urbanistica realizzato a partire dagli anni 70 dalla città. Il centro storico è quello si colloca diciamo, nella parte più settentrionale della penisola. E lo sviluppo successivo ha colonizzato i settori attraverso alcune radiali di sviluppo, tra cui quella parallela al fiume, dove nel 1990 vengono scoperti dalla sabbia della banchina del fiume resti di origine romana, resti che si ascrivono tra i più antichi presenti nella penisola iberica e quindi configurano un nuovo scenario, diciamo, una località che peraltro è una località completamente vocata al turismo balneare, questa scoperta apre una possibilità di valorizzare, mettere in giusta valorizzazione le opere emerse. Gli oggetti emersi sono sostanzialmente oggetti utensili provenienti dal mondo della conservazione delle merci scambiate con via mare. Con altri luoghi del nord della penisola iberica e quindi strutture di conservazione, anfore, oggetti di vario tipo che devono essere conservati in una nuova struttura museale e allo stesso tempo preservare la struttura oggetto di concorso dove in qualche modo preservare e rendere visitabile lo spazio antistante i resti del giacimento archeologico emerso proprio in questo punto. L'area è questo piccolo lembo di sabbia a pochi chilometri dalla foce del fiume. Il paesaggistico è un ambito particolare, un ambito che si muove in una doppia tensione, una tensione paesaggistica rispetto al paesaggio del fiume Oder che si colloca in una condizione di grande interferenza con l'isola di Saltes e la tensione urbana.
che in questo punto trovano le sue più importanti vie di espansione. Elementi che attengono la dimensione concettuale del progetto mirano a un'architettura immaginata come un edificio temporaneo, un edificio che non sedimentasse in questi territori ricchi di resti archeologici. Oggettivamente da quella scoperta sono state pervenute delle trame, diciamo, di artefatti di origine romana a pochi metri dal livello, insomma, del suolo, e per un motivo eminentemente tecnico, che in parte era anche determinato dal concorso, ma soprattutto per una questione concettuale, la nostra diciamo, volontà era quella di intervenire in quest'area con la delicatezza con la quale interviene. Con gli edifici per noi più simbolici, più rappresentativi della dimensione, in qualche modo, della storia della costruzione umana, che è la tenda nomade. Il progetto prende il nome dalla Kaima, la tenda araba, e trova in questa immagine condensate tutti i suoi principi in qualche modo organizzativi e costruttivi. La leggerezza, l'idea di un corpo che si pone con un certo grado di grazia, diciamo, nel suolo, un corpo dove facciata, struttura e spazio sono in qualche modo definite allo stesso identico involucro architettonico, e soprattutto uno spazio che generi internamente una grande predisponga un'atmosfera, una dimensione di grande sorpresa e di interazione rispetto all'area archeologica. Il giacimento archeologico parte dal giacimento emerso, quindi un frammento che è stato deciso da parte dell'amministrazione di Punto Ambria di valorizzare. L'idea era sostanzialmente quella di lavorare sull'idea dello svelamento dell'oggetto archeologico attraverso un sistema estremamente semplice e diciamo elementare di fondamentali. L'edificio aveva dei vincoli, vincoli di altezza, vincoli di estensione. Nell'ambito del programma funzionale abbiamo ristretto la superficie del museo a porte chiuse per potenziare lo spazio aperto, fruibile attraverso cittadinanza, attraverso una grande piazza che configura l'identità dell'edificio. L'edificio si configura come una struttura in cemento armato bianco, capace di produrre un'interazione con il clima di quest'area, un clima estremo, tra i punti più estremi dal punto di vista climatico dell'Andalusia e d'Europa, e una grandissima incidenza solare durante tutti i mesi dell'anno, in particolar modo durante l'estate. La proposta intendeva produrre una grande ombra sopra il resto archeologico, un'ombra fruibile, praticabile, nel quale si potesse immergere il cittadino, anche il non visitatore del museo, e attraverso questo spazio vivere un'esperienza. L'edificio tocca in quattro punti limitati il suolo, lo fa con due appoggi di forma quadrata e due appoggi oblunghi che ospitano due sistemi di rampe che conducono in copertura. Uno esterno pubblico, il secondo connesso al museo, che si colloca dentro questo sistema vetrato, un sistema trasparente che guarda al resto archeologico collocato a meno 70 centimetri dalla quota di calpestio urbano. Questo spazio invece viene destinato, forzando le direttive che ci vengono date dal concorso, viene destinato a una grande loggia, una piazza coperta, capace di produrre un luogo dove stare, un grande luogo urbano che interferisse una relazione intima con il resto archeologico, quindi le radici culturali storiche di questa città, e interferisse attraverso l'apertura di questi due grandi assi, nord-est-sud-ovest, sud-nord-est-ovest, e potesse produrre un'interferenza con l'area paesaggistica dell'isola di Saltes e della Ria, del fiume, e con l'intorno immediato caratterizzato da un'area di pineta protetta. Questa è la sezione, è un semplicissimo sistema che definisce un'area coperta sopra il resto archeologico, un'area coperta e chiusa dentro una teca di cristallo, che è l'area del museo a porte chiuse, e una piattaforma disponibile come terrazza. Il punto di contatto a terra si realizza in questi estremi,
definendo un grande sistema di facciata trave lunga 60 metri, quindi la lunghezza più o meno dell'estensione del Mube, di Palmas Rocha, come estensione, diciamo, di trave libera. E questo sistema, in qualche modo, come nella premessa ho anticipato, definisce tanto i percorsi di risalita verso la copertura che conosciamo, quanto la struttura portante della copertura e soprattutto diciamo, la configurazione esterna che si compone di un elemento molto semplice, scavato da questi lungo le facciate, delicato gesto di svelamento dello spazio interno. L'interno trova riferimenti materici alla cultura, ovviamente della tradizione arabo-andalusì, quindi le decorazioni attraverso l'azulejos, gli spazi caratterizzanti le corti interne, gli edifici andalusi, no? In particolar modo di Siviglia, di Granada, di Cordoba. Abbiamo utilizzato questo materiale che sembrava efficace dal punto di vista della familiarità, dell'interferenza con l'origine non solo romana di questi territori, ma capace di produrre anche in termini di temperatura ambientale quella molto forte. Abbiamo usato una variazione di tonalità che va dall'azzurro chiaro al verde e uno spazio molto molto lucido che disegna le superfici interne, le superfici ombreggiate dell'edificio, quindi le coperture interne delle rampe e della loggia, abbassando percettivamente il grande calore che questo territorio, soprattutto lungo, insomma, queste aree non urbanizzate, diciamo ai bordi della città, presentano. L'oggetto ci sembrava sufficientemente simile, come capace di vivere, di sopravvivere, come dicevo prima, in quanto sistema dotato di una dignità oggettuale. Allo stesso tempo ritenevamo che questa presenza potesse interagire in maniera efficace con il secondo progetto, secondo progetto che abbiamo vinto come studio e rappresenta una riflessione in cui la dimensione oggettuale cede leggermente il passo all'osservazione dell'atmosfera del luogo. È un piccolo centro multifunzionale che accorpa tre fondamentali usi, una piccola scuola per la comunità di Sappada, che è un piccolo borgo nelle Alpi Venete all'epoca, oggi friulane. È un edificio che si colloca in un'area monumentale per la bellezza, diciamo, paesaggistica di questo luogo e storica, architettonica anche dei borghi stessi. In particolar modo questo edificio si collocava nella borgata Bach. La struttura della città è una struttura lineare che segue sostanzialmente un fondovalle tra questi due diciamo, grandi corpi diciamo, boschivi. Che la quota si alza molto, la città si sviluppa lungo questo sistema lineare. La borgata Bach, una borgata antica composta da edifici da questa struttura, no? Lignea in gran parte o combinata con dei basamenti al pianterreno dove si trovano a posto le stalle. La qualità oggettiva di questi edifici, gli edifici che compongono questa borgata, e l'oggettiva in qualche modo soggezione posta in un paesaggio così prepotentemente carico di qualità, di fascino, hanno influenzato la proposta di, come dicevo prima, una piccola scuola, un centro anziano, un centro civico. Tre usi che il bando di corso interpreta in un unico grande edificio da collocare, quindi un punto di grande tensione perché diciamo, tessuto urbano della borgata si ferma in un grande salto di quota che si realizza in questo frangente, in questo punto, cioè questo passaggio del corso d'acqua che limita, interrompe la continuità della valle che poi riprende e quindi si ferma in qualche modo aprendo uno squarcio molto interessante sul paesaggio, ma allo stesso tempo dialogando questi edifici con il tessuto dell'architettura della borgata. Trovare l'intonazione di un sistema di oggetti compatibile, coerente, adeguato alla borgata, il pacchetto funzionale che ci veniva richiesto, che è un pacchetto funzionale di medie dimensioni, ma per il luogo abbastanza grande, di un edificio che diventava, sicuramente sarebbe diventato con la volumetria
unificata un'emergenza nel territorio, nell'ambito locale della borgata, nelle nostre intenzioni abbiamo in qualche modo inquadrato la necessità di rispondere a questa idea solitaria degli edifici. Si vedono gli edifici? Contemplano a pochi metri dall'area di progetto, contemplano il paesaggio, si collocano con un grado di solitudine. Affinava. Riusciamo a introdurre un edificio in questa borgata tutta o quasi composta di edifici di 4, 5, 600 anni in legno. Ci interessava intervenire in questa borgata attraverso piccole architetture che recuperassero la dimensione, la scala del contesto. Per questo l'edificio si colloca qui, abbiamo deciso di operare una suddivisione del bando, che non era la proposizione di un'unica figura, una figura in sezione tradizionale, un'unica falda, una grande facciata aperta a sud, l'unico punto diciamo, dove durante tutto il giorno quest'area riceve il sole, tagliare questa figura in tre porzioni e costituire una geografia di figure simili ma indipendenti l'una dall'altra, che agiscono come oggetti che si intonano, che si relazionano con un grado di solitudine circostante. È emerso un edificio complesso, in cui ovviamente l'insieme degli edifici compone un sistema sinergico, un sistema dotato di connessioni, alcune delle quali sotto la quota zero, quindi diciamo che l'area di progetto è un'area che presenta una pendenza piuttosto significativa dal punto d'ingresso, che è la strada principale, e il punto diciamo più a nord. Questo salto di livello viene sfruttato per unire in realtà questi edifici, questi diversi usi, e rendere il sistema un meccanismo unitario, no? Un edificio in grado di funzionare perfettamente attraverso le sinergie proposte e indicate dal programma. Lo slittamento che avete visto inizialmente delle due figure o delle tre figure gemelle prodotte nella stessa geometria produce in questo punto, nel punto di accesso, una piccola piazzetta che recupera quei caratteri tradizionali specifici di questa borgata e di questo interessantissimo contesto alpino, dove ancora esiste la fontana come elemento di in qualche modo dichiarazione pubblica di uno spazio e un luogo di incontro diciamo, sociale per i piccoli gruppi che ancora vivono in questi luoghi e sono fortemente connessi e radicati in questi territori. La piccola piazzetta si realizza dallo slittamento delle due figure. Le figure sono oggetti in legno, la struttura dalla quota zero in su è interamente in ipsum, in legno, presenta un unico tema tipologico che è il sistema affacciato a loggia sud, come succede per molti di questi grandi masi nella zona ovest dell'area di progetto, e l'organizzazione dell'apertura si concentra sostanzialmente tutta a sud a inquadrare in qualche modo il paesaggio circostante. La quota zero, cioè piccola fontana, la zona di accesso ai diversi usi, c'è una prima zona di accesso al centro civico e poi c'è una zona di accesso all'altro centro, questa è la pianta già superiore. Qui, diciamo, a nord si allontana la scuola che poi è connessa, livelli è connessa, quota interrata, dove esiste tra l'altro piano -1, -2, un grande parcheggio che voglia risolvere le questioni diciamo, dell'accessibilità all'area, non semplice visto le dimensioni diciamo, del tessuto urbano. Scorro molto veloce tra le piante perché mi interessa soprattutto mostrare in parte i trucchi che permettono il determinarsi di alcune regole che appaiono molto rigide, in questo caso la divisione netta del programma comunque pieno di interazioni tra diversi usi, per esempio la mensa scolastica deve essere in comune con o fruibile anche da altri centri, c'è cioè uno spazio d'uso. Tutti questi sistemi si organizzano attraverso il piano interrato che si colloca sotto una quota giardino, che è questa quota. Noi abbiamo deciso di liberare tra questi due volumi un grande spazio di contemplazione del paesaggio proprio nel punto in cui il paesaggio, come dicevo prima, a est si apre verso grandi montagne circostanti. È molto semplice, qui vediamo lo spazio del giardino, un giardino parzialmente destinato alla scuola, ma in orari diciamo, di non utilizzo della scuola aperto anche alla comunità, come grande belvedere,
sfibonatura semplice, che appare in alcuni momenti come una figura compatta, complessa, ordita di relazioni, in altri casi, come nel controcampo da est, l'oggetto si mostra, il sistema si mostra per la sua concezione originaria, ovvero quella di sistemi che attraverso una grande apertura, sempre la stessa in tutte le facciate, riesce ad osservare un'altra strategia che non è quella della loggia, una filtri, una, in qualche modo una proiezione diretta verso il paesaggio, inquadrando questo scenario diciamo, alpino in maniera molto efficace negli spazi interni. E la riflessione sulla contestualità, che è una riflessione che come vedete prende piede poi in vari ambiti, no? Si definisce, si declina attraverso strategie diverse, attraverso anche interlocuzioni diverse con diversi soggetti, promotori dei progetti. In questo caso siamo in una città del Veneto, una città non lontana da Venezia, San Donà di Piave, dove l'amministrazione ha incaricato due progetti che mostreremo oggi, diversi per carattere, diversi per interazioni, ma a nostro avviso molto efficaci. Il primo rappresenta forse il più significativo dei due interventi, lavora su un oggetto archeologico, nel senso stretto della parola, di questa città, una città che è stata completamente distrutta dai bombardamenti, ovviamente una città che porta nel nome stesso il Piave e è diventata, a suo malgrado, durante le vicende storiche che ben conosciamo, simbolo condizione, no? di grande, insomma, in cui siamo entrati, nella nostra storia è entrata insomma, in epoche non lontane. E la città è stata distrutta quasi completamente, sono rimasti pochi frammenti di quello che era il nucleo originario della città, che si sviluppa tutto lungo il Piave, si sviluppa sostanzialmente lungo il Piave, ma dalla guerra in poi perde sostanzialmente il suo contatto diretto con il Piave, pur appunto portando questo fiume anche nel nome stesso della città, chiudendosi completamente ad una relazione che altre città generalmente stabiliscono con il proprio fiume. No? Questo dato significativo si unisce al fatto che i bombardamenti lasciano in questa città poche sporadiche tracce diciamo, archeologiche o comunque di preesistenza, che diventano comunque oggetti in una città che è quella contemporanea, completamente nuova, sono oggetti che rimandano dal punto di vista emozionale al preguerra, no? Quindi restituiscono una connessione anche diciamo, enfatica con la cittadinanza. Noi avevamo il privilegio di poter operare in uno di questi frammenti, un serbatoio, un sistema diciamo, di cisterne e torri d'acqua che veniva utilizzato per il pompaggio dell'acqua alla città, la distribuzione dell'acqua della città. E l'idea dell'amministrazione era restituire questo serbatoio completamente integro, ma sconosciuto, oggi particolarmente invisibile, i residenti non conoscono, non sanno dell'esistenza di questo piccolo edificio che si colloca peraltro in uno dei ponti di accesso, a poca distanza da un punto di accesso strategico della città, che è l'accesso dal Ponte del Piave, a poche centinaia di metri, meno di 100 metri dal ponte stesso, quindi un punto d'accesso, un sistema che si colloca all'entrata della città, si colloca a pochissimi metri dal Piave, dalla collina del Piave, e rappresenta un elemento di grande valore simbolico per la cittadinanza. Piave è uno scatto fatto a 40 metri dall'area di progetto. Piave scorre, come sapete, a breve distanza da questo punto, che è uno dei punti insomma, di maggiore intensità dell'attacco, no? della resistenza del fronte, a pochi chilometri da questo punto c'è la foce del Piave sull'Adriatico e lungo questo ultimo tratto del Piave il paesaggio è costellato di questi grandi sistemi di rete, no? Che vengono calate e poi durante la gran parte dell'anno, durante i mesi invernali, vengono sostanzialmente lasciate sospese sul filo dell'acqua, generando questi paesaggi assolutamente suggestivi. Il tratto del fiume Piave ad oggi è il corso del Piave, la sua uscita nell'Adriatico e vedete la città di San Donà di Piave che si inserisce in un contesto molto prossimo alla laguna e molto prossimo
all'Adriatico, e questa è la linea originaria del Piave prima della trasformazione realizzata dai veneziani, che hanno pur sfruttato il Piave per la costruzione stessa della città di Venezia, deviano l'assetto, diciamo, del Piave per risolvere il problema dell'accumulo di detriti, no, portati dal fiume in laguna. Quindi rettificano o cominciano un processo di rettificazione che poi porta, attraverso delle piccole modifiche anche in tempi recenti, fino alla configurazione attuale. Ma questi sono i punti, questi piccoli punti neri sono quelle presenze che si densificano mano a mano che si avvicina al mare, si densificano queste reti sospese su questo specchio d'acqua molto diciamo, placido, no? Il suo ultimo tratto è particolarmente tranquillo, a parte i momenti di inondazione. Questo è lo zoom, questo è il ponte che dicevo di accesso alla città, qui la collina del Piave, il punto in cui vi mostravo prima le foto, e l'area di progetto si colloca in questo tratto di città, come vedete, in grande esposizione rispetto al punto di entrata in città, direttamente connesso alla visione della collina del Piave, posto che questo è un argine costruito in seguito, insomma, alle alluvioni, e quindi rialza la quota urbana di circa 4 metri, e questo edificio si colloca praticamente nella transizione tra il parterre piano, che riguarda l'area di progetto di questo settore, di questo quartiere, e il rilievo generato dal primo argine di contenimento. Questa è la zona della golena, il Piave, perché definiamo come elementi di racconto questi quattro punti, per questi due temi, perché il Piave e l'idea in qualche modo della sua capacità di radicare la memoria nel contesto è un elemento fondamentale per il progetto. Il progetto si compone di tre oggetti, noi l'abbiamo chiamato note blu proprio perché il tentativo era accordare questi oggetti attraverso uno specifico intervento sinergico, del quale oggi mostrerò solamente l'intervento nel serbatoio in cui veniva pompata l'acqua, un serbatoio come vedete composto da un centinaio di grandi colonne, tutte della stessa sezione, stessa altezza, perfettamente conservate, un piccolo volume dedicato alle macchine di pompaggio e poi la torre piezometrica che collega e rende accessibile tutto questo comparto dalla città attraverso una piazza di connessione a questa arteria principale, che è l'arteria, il grande corso che dà l'accesso alla città, il comune, l'uomo, proprio lontano, l'uomo, il comune e così via. L'edificio, il serbatoio è qui, la torre è qui, il volume delle macchine è questo qui. Il serbatoio è lo stato attuale, il progetto che abbiamo oggi in corso con l'amministrazione, è una pianta di per sé estremamente interessante, un trapezio occupato da questi sistemi di supporto, no? Di un'architettura che è l'infrastruttura per l'acqua, quindi di contenimento dei grandi dinamismi dell'acqua, non pensato per una fruizione umana. Questo era il tema fondamentale del progetto. Questo è lo stato attuale, che constava di alcuni interventi murari che in qualche modo guidavano il percorso dei flussi dell'acqua. Questo è quell'ambiente, quell'insieme di idee o quantomeno di suggestioni, di ossessioni che attorno al progetto sono andate accumulando come ufficio. No? La prima ossessione era quella che vi ho già mostrato, cioè l'idea di costruire in qualche modo un intervento che potesse vibrare rispetto a questo scenario estremamente affascinante che presenta il Piave a pochissima distanza. C'è il Piave, un ufficio che guarda il Piave, a questo fiume dobbiamo in qualche modo riferirci. Ed è una città inscindibilmente connessa al territorio veneziano, anche se non collegata da elementi storici, monumentali, riferiti a quel mondo, però a quel mondo, anche semplicemente per una distanza oggettivamente limitatissima, guarda. E quindi il tema che ricorreva durante molte delle prime analisi su come intervenire era proprio legato all'idea di un centro culturale che potesse riunire attraverso una strategia effimera, tale come succedeva nelle feste di San Rocco, immortalata insomma nelle opere di Canaletto e di altri artisti nel 600, e ci interessava quindi lavorare con dei sistemi, anche in questo caso effimeri, dei sistemi dotati di leggerezza, di sospensione, al limite che si configurassero come edifici o uno o più edifici temporanei. Il tema si è andato sviluppando l'idea di progetto. L'idea di progetto prevedeva
due strategie, e parlo dell'intervento sul serbatoio, che oggi racconterò questo per motivi di tempo. Il serbatoio, che è quel grande trapezio cosparso di pilastri, viene utilizzato attraverso due grandi gesti. Il primo è l'occupazione del serbatoio stesso, un grande vano unico trasformato in centro espositivo, un centro culturale multifunzionale, in realtà, in cui vengono date a disposizione questi spazi per diversi tipi di attività, sia di carattere diciamo associazionistico, che espositivo, che di gruppi e così via. Il secondo gesto che abbiamo deciso di intraprendere è quello di mostrare questo serbatoio, che ad oggi è alla stessa quota dell'argine, quindi non emerge dalla quota stradale, ed è coperto da una grande layout, un grande layer, scusate, di terra, che sostanzialmente lo unifica visivamente all'argine, quindi non è percepito, e l'edificio deve essere, in qualche modo, a nostro avviso, doveva percepirsi dall'esterno, doveva essere un edificio in grado di caratterizzare l'accesso a San Donà, doveva essere un edificio in grado di entrare in relazione con San Donà, doveva essere un edificio nella quale l'esperienza non era limitata ad entrare, difficilmente non ha finestrature, è un edificio chiuso ovviamente, quindi a parte alcune prese d'aria, non potevamo limitare l'esperienza del centro culturale alla sola entrata, diciamo, in questa grotta, in questa foresta di pilastri, che peraltro volevamo mantenere in toto, senza alterarli, per una questione di rispetto assoluto e di fascino assoluto che riceviamo da questo oggetto. L'idea è stata quindi di sopraelevare, di utilizzare la cisterna con un grande basamento sopra il quale sopraelevare un baldacchino che ricordava quelle dimensioni di fascino generato dalle infrastrutture per le feste di San Rocco, che ricordava e riprendeva l'idea della sospensione, del movimento, del fluire dell'acqua sotto questi grandi reti sospese. Da qui l'idea di progetto trova nell'effimero la sua conformazione. No? Deciso di intervenire, siamo intervenuti con una strategia estremamente semplice che unificava l'intervento sul serbatoio, nel serbatoio, e l'intervento della sopraelevazione, unificando questo sistema e creando un nuovo oggetto per la città, un oggetto che funzionasse come una loggia. La definizione di questo oggetto trova nel tema del tessuto uno degli aspetti fondamentali. Abbiamo utilizzato un tessuto blu, da qui note blu, perché il blu è l'elemento che caratterizza poi tutti gli interventi sui tre oggetti presenti nell'area. Nello specifico questo elemento, un elemento effimero, mobile, capace di generare e di creare diverse configurazioni spaziali in uno spazio unitario come quello della cisterna o nello spazio superiore della loggia, il progetto. Il blu era un blue climb attuale, un edificio alto 5 metri, completamente chiuso, caratterizzato da queste colonne anche da poparaste sulla superficie esterna. Questa è la sopraelevazione, un baldacchino metallico, in struttura metallica leggera, ancorato al terreno indipendente dalla struttura, che comunque non si poteva toccare. La configurazione che si realizza attraverso l'inserimento di questo elemento effimero, questi tendaggi. Il tendaggio occupa non solo il baldacchino, questo grande sistema che dà visibilità all'edificio, lo rende visibile per chi entra a San Donà, ma connota anche la conformazione dello spazio interno attraverso la suddivisione di vari settori, vari spazi nell'ambito, diciamo, del basamento della cisterna. Questo è il ponte entrata, qui c'è la golina del Piave, l'argine e l'edificio così come appare in una delle sue configurazioni. Questo sistema non è un sistema dovuto a ragioni estetiche, è un sistema che funziona da elemento fonoassorbente. Abbiamo utilizzato un materiale capace di sopravvivere all'esterno e di apportare qualità acustica a seconda dello sviluppo di superficie che sovrasta gli spazi stessi. Quindi quanto più scende questo edificio, più performance acustica si realizza, considerando che l'edificio non ha una climatizzazione, quindi l'edificio è aperto verso l'esterno, verso la città, e quindi le attività che si realizzano alla quota della loggia superiore avranno bisogno di una maggior prestazione, diciamo, possibilità prestazionale dell'ambiente dal punto di vista acustico, e anche di una suddivisione in più vani, tanto per lo spazio superiore come per lo spazio interno, che è una grande unica sala. Abbiamo trovato conforto nell'opera alla quale dedichiamo, abbiamo dedicato quest'anno a questo progetto di Christo, che lavora con questi elementi effimeri che sorvolano uno spazio naturale. Molto simile è la soluzione finale del progetto, composta da questi sipari
che a seconda del grado sono diverse sale di più piccola scala, dotate di comfort acustico, comfort spaziale, che inquadrano, vedete nel fondo il Piave, lo scenario della Laguna del Piave, insieme a te, come elementi tecnologici in grado di conformare spazi ad unica, ad unico utilizzo, come in questo caso, che diciamo, la sezione è completamente unitaria, queste sono le varie possibilità di sviluppo di questo tendaggio, sia di copertura che verticali, sia pari verticali che compartiscono, dividono sostanzialmente l'unità, lo spazio unitario in più settori dell'uso. Questi sono i gradi di trasformazione della parte del controsoffitto con gli elementi sospesi, con i sipari. Questa è la pianta della cisterna ad oggi, non ad oggi, scusate, dopo l'intervento, con un semplicissimo innesto di una scala che raccorda due porte oggi non risolte e introduce un sistema di separazione, diciamo, degli spazi attraverso lo stesso che abbiamo immaginato. Lo spazio ha un'illuminazione artificiale superiore, l'unico intervento, una pulizia complessiva delle colonne, una trasformazione del suolo tecnologico con servizi, diciamo, e infrastruttura, e l'ho dato a questo stesso sistema di elementi scorrevoli, leggeri, economici, un intervento che costa relativamente poco. Lo spazio viene dedicato. Questa è l'interferenza che realizza con la città, con la parte della città, quindi è una loggia che guarda la città e una loggia al fiume. Questo è un punto, un grande plastico che abbiamo realizzato per poter vedere l'incidenza di questo edificio del fiume, nella quota della Laguna del Piave. Gli altri due interventi, che sono la torre d'ingresso, per motivi di tempo non lo possiamo mostrare adesso, però componevano una sorta di sistema corale tra i vari. E questo è l'edificio principale. Molto velocemente, perché credo che stiamo arrivando un po' lunghi, un piccolo intervento che stiamo finalizzando nelle colline pesaresi, un intervento per un atelier privato, questo è il primo incarico privato che mostriamo, nella quale l'interferenza dell'oggetto con il paesaggio non aveva. Aveva delle questioni eminentemente anche qui di carattere di grande fascino del luogo. Siamo in una delle zone più belle del centro Italia, le Marche, poche distanza da il castello di Gradara, poche distanza da San Marino, in quella zona in cui si inizia a increspare l'orografia dell'Alto Adriatico, se così vogliamo dire, e convivono quindi degli ambiti territoriali estremamente affascinanti, l'ambito diciamo della costa pesarese, del Mar Adriatico e il parco di San Bartolo, che definisce questo territorio tutto vincolato, come grande parco, dotato di una specifica fauna e flora protetta, su questo intervento, che è un'area della memoria, un'area, un luogo, diciamo, raffaellesco. Lo scenario in cui siamo stati chiamati a intervenire per un piccolo atelier è sostanzialmente quello scenario che Raffaello rappresenta nelle sue Madonne, nei suoi principi, nelle duchesse, che sono quegli scenari dolci, questa esatta geografia, la geografia con la quale ci siamo trovati a confrontarci, una geografia fatta di colline molto morbide che scendono con boschi di querci, ulivi, verso il mare. L'area è un'area privata di un cliente che ci ha dato l'incarico di collocare in una grande proprietà dotate di boschi e di coltivazione di ulivi, un piccolo edificio ad uso atelier. L'area è questa è una foto scattata dal punto esatto in cui sorge l'immediato intorno, il castello di Gradana. L'idea era di costruire un edificio che si potesse rapportare a quest'idea, in qualche modo, di intervento, non solo nel paesaggio attuale, ma nel paesaggio, nella memoria di quel paesaggio, che abbiamo da sempre considerato come un territorio strategico, no? Di progetto, riuscire a progettare un edificio capace di sopravvivere in un'opera di Raffaello. La definizione si è, dopo molti ragionamenti e dopo varie soluzioni, conformata nell'idea di muro, l'idea di grande cortile che definisce una sorta di orto, una sorta di giardino, un orto sconcluso, un giardino interno, e l'edificio si mostrasse semplicemente per quello che è. Una sorta di grande muro storico, eroso dal tempo, un basamento
dolcemente appoggiato al contesto, alle colline sulle quali sorge. L'edificio sorge nel punto più alto di una collina, quindi un punto molto panoramico, estremamente esposto alla visione del mare, della collina e dell'entroterra marchigiano. Il riferimento viene da lontano, come sappiamo, l'idea di costruire un giardino delle delizie, i musei di Villa Livia, temi dell'Hortus Conclusus che affascinavano e hanno influenzato un progetto che prende forma con una intuizione molto semplice, quella di adagiare questo perimetro, questo recinto, nella parte più alta della collina dove esisteva un piccolo edificio, un piccolo rudere. Rudere, un edificio che non riusciva a rimanere in piedi, quindi è stato abbattuto, ma di questo rudere abbiamo conservato in qualche modo la memoria, sia utilizzando alcune parti dei materiali che lo componevano, sia recuperando la sezione esistente e introducendola nel progetto, poi vedremo come. Questo è l'intervento. Il rudere è stato crollato, abbiamo recuperato sostanzialmente il negativo di questo sistema, un sistema tipologico molto semplice, un piccolissimo edificio di natura rurale, e abbiamo chiuso, diciamo, dentro un volume centrale che conteneva il negativo di quell'edificio, due grandi giardini interni, privati, protetti, in grado di costruire una sorta di tensione tra lo spazio interno che si condensa solo in questo ponte e lo spazio esterno dei giardini. Oltre a questa relazione si innesta un'altra relazione che è con l'esterno, questo grande esterno paesaggistico, questo territorio aperto dal mare all'entroterra marchigiano con cui l'edificio si confrontava. In questo senso abbiamo deciso di farlo aprendo attraverso due grandi assi, nord, sud, est, ovest ancora, due assi visuali che traguardano in qualche modo il mare, il bosco, la collina e l'entroterra, e la scelta di costruire la parte sommitale di questo ponte con una grande piattaforma aperta allo scenario. L'edificio dove si creano questi assi visuali, si inseriscono questi grandi sistemi industriali di portelloni, sono portelloni di 5 metri per 2,50 m. Aprono e corrono lungo questo sistema che è composto sostanzialmente da un muro e da una modanatura del muro, un allargamento di questa modanatura per sederlo in maniera ancora più modesta. Questa è l'interferenza che l'edificio da ovest produce. Ci sembrava che l'edificio potesse sopravvivere in qualche modo al confronto con quello di Raffaello. Questa è la pianta, scorre molto velocemente, una pianta molto semplice. Qui si vedono gli assi di perforazione, uno che attraversa l'intera sala, la grande sala, diciamo, prodotto di altezza dell'atelier, e l'altro che attraversa trasversalmente i giardini e la sala stessa. I livelli sono tre, in realtà l'edificio si sviluppa con delle zone più protette e una doppia altezza a meno uno, al piano della quota zero, e poi la copertura. Questa è la sezione del muro, è un muro importante, fatto da maestranze locali, recuperando tutti i mattoni che siamo riusciti a recuperare. Sono parti di edificio che hanno mattoni di 300-400 anni, e i mattoni recuperati dall'edificio preesistente sono stati utilizzati per la costruzione del volume centrale. Questa è l'idea di un sistema che ospita questi due giardini. Questo è il materiale di recupero, un lungo materiale. Di pulizia di questo materiale è fatto con maestranze locali estremamente capaci, in questo senso è tutto l'edificio solo con un unico materiale, il laterizio di recupero, dai pavimenti alle pareti. Configurazione poi anche di alcuni elementi di dettaglio interno. Il progetto finirà questo autunno, troveremo modo di mostrarlo, insomma, appena concluso. Un altro edificio che citiamo velocemente, vedo che siamo un po' in ritardo sulla parola di marcia, un centro per la Senior City. Per Cortina d'Ampezzo è un progetto risultato vincitore di un concorso internazionale che si sviluppa in un altro contesto alpino di grande rilievo, di grande interesse. L'edificio in questo caso è un edificio che coglie alcuni altri riferimenti che non siano quelli che abbiamo visto a Sappada, e soprattutto la conca ampezzana caratterizzata da questi edifici che per alcuni casi, in alcuni momenti di confronto con una topografia impervia, volano attraverso le strutture sostenute di legno a piloti sul piano inclinato e si configurano esternamente con questa matrice, con questo elemento di matrice grafica in cui struttura e linguaggio dell'alzato
come Geller ampiamente documentato, corrispondono, costituiscono una sorta di sistema estremamente efficace in termini di linguaggio. L'ufficio si colloca fuori cortina, deve ospitare quelle famiglie, diciamo, di anziani che trovano difficoltà nella residenza del centro storico, con l'obiettivo di liberare gli appartamenti del centro storico per le nuove generazioni e poter offrire a anziani autonomi, autosufficienti, una possibilità di residenza in uno dei posti più interessanti dell'intera conca pezzana. Privilegiato, qui troviamo alcune immagini del repertorio della tecnica di costruzione, anche in questo caso edifici estremamente solitari che si rapportano alla topografia. Qui ci interessava però più che l'elemento solitario l'idea del rapporto con la topografia, no? Questo elevarsi attraverso vari stratagemmi, attraverso basamento in pietra, ma anche attraverso quei sistemi più rudimentali, soprattutto utilizzati nei fienili, in cui il volume segue la sua orizzontale e in qualche modo a seconda attraverso un sistema molto semplice. La struttura, la traduzione che abbiamo dato all'edificio. L'edificio si sviluppa attraverso un doppio sistema patio che ancora due figure attorno a un vuoto centrale. Una grande area ad inclinazione costante. Questa è un'operazione che ripete in qualche modo quella di Sappada, vista precedentemente, ma lo fa con altri obiettivi. Non c'è più l'obiettivo di ridurre l'impatto della figura, quanto di farla sedere in questa inclinazione costante, producendo con la quota zero, con la quota di attacco a terra, una tensione che a noi sembrava strategica. Il volume è stato quindi svuotato, creando un patio, poi tagliato e fino a produrre un sistema a doppio patio, a doppia corte, gli spazi. Questo è l'edificio. L'edificio è composto da una struttura, anche in questo caso a partire dal piano più 1, completamente in legno Ixlam. La parte basamentale è in cemento, la parte interrata ovviamente in cemento. La struttura viene esposta attraverso questa esposizione coraggiosa della struttura davanti alle logge. L'edificio è tutto avvolto da un sistema di logge nelle facciate ovest, sud, quindi dove sono collocate le L degli appartamenti. Poi vedremo impianto, un sistema ad L che definisce gli appartamenti dotati tutti di loggia e, come si può vedere, l'attacco a terra viene lasciato sostanzialmente una grande ombra, un cuscino d'aria che stacca le due figure a partire da un punto massimo di 3,50 m fino al punto zero, di contatto zero. Quest'idea di staccare l'edificio con questa modalità, che ritorna in qualche modo in molte delle architetture osservate prima del progetto, ci permette di sovvertire completamente l'idea di attraversabilità dell'edificio. Volevamo un edificio in cui gli anziani potessero vivere, attraversare e soprattutto uscire molto liberamente dallo spazio interno. Questa è un'idea che si mai combinava con l'idea di corte, che è una tipologia che in qualche modo vive e rafforza il concetto di chiusura verso l'esterno, di protezione verso l'esterno. In questo caso, essendo una corte anomala, nella quale viene svuotato il pian terreno, la possibilità di fruizione si rendeva sostanzialmente infinita, quindi c'era la possibilità di entrare nella corte, uscire, il passante aveva la possibilità di poter attraversare queste corti, laddove si affacciavano gli spazi più pubblici, quindi luoghi di incontro con i parenti, eccetera, mentre la zona più privata si alza sopra questo cuscino d'ombra e si proietta verso il sud per captare la luce. Scorre molto velocemente il sistema, che qua un sistema ad L, ogni appartamento dotato di cucina, di spazio giorno, spazio notte, di loggia aperta verso sud e ovest, percorso interno con una strada e diverso sviluppo poi nel piano inclinato, che trova l'aggancio con la seconda figura che ha altri appartamenti e delle zone collettive, come palestra, una piccola cappella, centri di incontro. Questa è la sezione, si vede come l'edificio in realtà siede abbondantemente nel terreno. Anche qui c'è un trucco, c'è una menzogna che sottostà a questa idea concettuale di elevare l'edificio, no? In realtà ci appoggia, solo che l'appoggio viene occultato, viene introdotto laddove non interferisce con questa grande flessibilità d'uso. Primo livello, che è la quota finale, è questo grande parterre nella quale tutti gli appartamenti sfociano attraverso un sistema di scale e che permette una visione del paesaggio a 360 gradi, offrendo una quinta facciata
all'edificio leggibile dai borghi più a nord, quindi l'edificio non si percepisce dall'alto, viene completamente disegnato da questa teoria di giardini e orti dati in fruizione ai proprietari dell'alloggio, che possono quindi coltivare, avere un piccolo orticello, un piccolo giardino, ricevere gli ospiti in queste piattaforme senza diciamo, problemi di interferenza con la quota zero. È alla base, la quale concludo perché per ragione di tempo lascio lo spazio a Guillermo, era quello di offrire a questi, in qualche modo ai residenti di questo edificio, una proposta contemporanea, di vivere contemporanea, quindi con le qualità, diciamo, con la, il dinamismo, tensione verso l'esterno che la tecnologia permette oggi di ricevere, però allo stesso tempo senza perdere il radicamento ai propri luoghi, quindi offrendo a chi risiede in questo spazio la possibilità di un'empatia, di una sorta di riverbero con quello che era lo scenario della vita durante l'intera esistenza. Quindi il confronto. Queste immagini dell'architettura, diciamo, da quale i residenti provengono, l'immagine finale del progetto, nella quale si vede l'interazione con il paesaggio, filtrato da questo spazio di loggia, l'ambiente dell'alloggio che è completamente composto in rivestimento di legno, diversi tipi di legno a seconda degli ambienti, e questa grande, in qualche modo, allo stesso tempo, questa grande interferenza con il calore, con la specificità del costruire a pezzano e in qualche modo del costruire tradizionale nelle Alpi. Io concludo qui per lasciare posto a Guillermo, ringrazio per la pazienza e per l'ascolto. Grazie Alessandro, grazie infinite per la presentazione, grazie per averci mostrato appunto i vostri progetti. Ti ringraziano, c'è uno studente che ti ringrazia per questa conferenza, appunto dicendo che è stata molto interessante. Grazie a voi per l'ospitalità, buon lavoro a tutti. Buon lavoro, grazie. Arrivederci.